ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ho lasciato una situazione ideale perché lavoravo a 5 minuti da casa, avevo voce in capitolo in molte cose che facevo perché me le sono guadagnate in 10 anni di lavoro, non mi ha regalato niente nessuno. Per fare tanti anni la Serie D sono partito dalla promozione, ultimo, ho lavorato tanti anni con i giovani e poi il resto, quello che verrà da adesso in poi, poi dopo, fra 2 o 3 mesi giudicherò quello che mi è stato, tra virgolette, promesso, e se non succederà magari dirò ma come mai. Per il momento ci dobbiamo già fasciare la testa, dopo una settimana di lavoro diventa un problema, perché adesso non è necessario. Logico che dobbiamo sapere tutti che siamo in ritardo, no? Siamo in ritardo non per colpa loro, perché non ci sono i margini per poter tesserare i giocatori. E questi signori hanno fatto un miracolo calcistico per certi versi. Tu mi dici società che non ti dà le garanzie, ma vi rendete conto che la Fermana fa la Lega Pro di quest'altr'anno? Cioè, per fare la Lega Pro non è che gliel'hanno portata qua. Io non me ne intendo tanto di conti e non le voglio fare conti come perché qua bisogna stare attenti a parlare, devo essere bello lucido. Secondo me questi signori sono andati nel portafoglio, nella tasca, per far sì che voi siete ancora qua davanti a me, io sono qui a allenare questa squadra.